Che si candidasse alle regionali era nell'aria, così come la lista sarebbe stata quella del presidente Marsiglio. Da sindaco per 10 anni di Francavilla e riferimento abruzzese del centro-sinistra, Antonio Luciani rivendica la sua provenienza civica ed oggi fa l'annuncio ufficiale. Accade che, come avevo ampiamente preannunciato, dopo 10 anni di sindacatura a Francavilla, dopo aver realizzato un percorso amministrativo importante, mi sono candidato per le future elezioni regionali. Lo faccio in una lista civica, lo faccio nella lista civica Marsiglio Presidente e quindi lo faccio come civico e moderato, quale sono sempre stato. Perché non ho condiviso più alcune scelte, non ho condiviso più la presenza di alcune persone sempre le stesse, e quindi ho posto con un lungo dialogo nato con il presidente Marsiglio e con il coordinatore della lista Terenzio Rucci, ho trovato una strada differente, ma fatta sempre di condivisione, di civismo, di rapporto con i cittadini, di rapporto con il territorio. Voglia di fare politica o opportunismo? Ma chi parla di opportunismo non mi conosce, perché sa che io sono sempre stato un generoso, uno che è andato molto al di là di quello che è il semplice ruolo, e quindi sa bene chi mi conosce che non faccio mai fatto nulla per opportunismo, e questo lo pago anche personalmente, ma non fa niente. Dico sempre che bisogna morire poveri. Resta da capire cosa accadrà a Francavilla al Mare, dove la sindaca Russo, sua espressione locale, governa con una coalizione di centrosinistra e quel PD che con Luciani non ha mai avuto particolari affinità. Oggi c'è a Francavilla un nuovo gruppo dirigente, grazie all'attività di qualcuno, non voglio dire di chi, ma non lo so, poi la storia lo dirà, e quindi quel gruppo dirigente deve continuare ad andare avanti compatto, formato dalla gran parte da miei cari amici.